Parliamo di un tema attualmente molto, oh, molto importante e, e, Ecco, grazie. E partirò dal eh, una survey fatta eh, molto recentemente negli ultimi è eh, comparsa una settimana fa, fatta eh, su psichiatri italiani. 500 psichiatri italiani, eh, ho partecipato insieme eh, anche al professor Clerici alla eh, diciamo, stesura delle domande di questa survey che è andata a rappresentare in maniera eh, rapp appunto rappresentativa dal punto di vista statistico le regioni italiane e vediamo che appunto le più um, popolose sono più rappresentate ovviamente e siamo andati a fare in questa serve alcune domande specifiche come ad esempio hai la sensazione che il tuo lavoro sia diventato più complesso a causa della comorbilità negli ultimi cinque anni e la stragrande maggioranza della popolazione ha risposto sì e quindi ecco questo punto rispetto al cambiamento di scenario eh, appare evidente come anche la presenza di pazienti dello spettro psicotico che presentano uso di alcol e sostanze. Se andiamo a unire insieme i soggetti che usano alcol e sostanze rispetto allo spettro psicotico arriviamo quasi all'80% e credo sia andato un po' alto, ma fondamentalmente noi tutti sappiamo nella pratica clinica quanto sia diffuso l'uso di sostanze nei nostri pazienti psicotici. Credo che sia un fattore non più scindibile, lo era qualche anno fa, non lo è più oggi. E quali sostanze? Beh, sicuramente l'alcol che continua a essere presente, ma anche eh, la cannabis. Si è parlato molto in questo evento di, di cannabinoidi, eh, high potency e low potency, stimolanti. Oppiaci, nuove droghe e anche piante psicoattive. Ecco, andando a vedere quali sono i sintomi più rappresentati, vediamo che riguardano eh, l'autolesività, la depersonalizzazione, i sintomi negativi. Ecco, c'è chi pensa ancora che il mondo delle sostanze possa essere tirato fuori dalla psichiatria, questo oggigiorno è impossibile e la percezione degli psichiatri ce lo conferma. Nella tua pratica clinica tratti pazienti con schizofrenia, con concomitante uso di sostanze diversamente dagli altri e la maggior parte ci dice sì, cioè c'è un'attenzione particolare. E vediamo come e tra, eh, tra le molecole utilizzate in acuto, la gran parte degli intervistati ancora dice che l'aloperidolo è il farmaco più eh, utilizzato. Eh, attenzione, in acuto non è totalmente fuori, eh, fuori contesto una risposta del genere, certo il 100% è un po' alto, eh, però in acuto ha anche un ruolo importante che poi quando parliamo di sostanze, lo vedremo tra poco, non andiamo a utilizzare aloperidolo e vecchi Antipsicotici nel cronico, nel trattamento a lungo termine, e infatti vedete che questo dato scende, anche se e, e, rimane, per esempio, rispetto all'operidolo. Ma abbiamo anche altre molecole che e, vengono utilizzate in soggetti che hanno una psicosi associata all'uso di sostanze. Altra domanda interessante rispetto ai temi di cui parlerò è nel trattamento del paziente con schizofrenia, disturbo schizoaffettivo con uso di sostanza, prescrivi antipsicotici long acting e questo dato inizia a essere incoraggiante perché la metà del campione ci dice che questi farmaci vengono utilizzati e credo che se avessimo fatto questa domanda 5-6 anni fa le percentuali sarebbero state molto vicine allo zero, non c'era questa cultura che si sta iniziando a formare negli psichiatri. Ma vado rapidamente avanti e facendo però un passo indietro. Le sostanze possono causare disturbi del pensiero? Perché questo sicuramente in acuto provocano delle alterazioni, ma alla lunga possono determinare delle alterazioni stabili? Ah, sicuramente sì, ma perché? Perché le sostanze che utilizziamo oggigiorno non sono quelle del passato. I pazienti ci dicevano vent'anni fa che si sentivano flesciati perché avevano un effetto indotto da... Sostanze che agivano sui recettori degli, degli oppioidi con un effetto più di tipo fisico, somato, viscerale, una sensazione diffusiva, funzionale, insomma erano problematiche forse sociali, infettivologiche, ma poco psichiatriche. Oggigiorno invece il paziente ci dice di sentirsi sballato e quando ci dice che si sente sballato vuol dire che ha un effetto dentro la testa che ha a che fare con dissociazione, depersonalizzazione, sintomi puramente di interesse psicopatologico e nuove sostanze, ma non necessariamente, non pensiamo a chissà che, pensiamo semplicemente all'uso, eh, diciamo, sopra ogni eh, dato statistico del, della cocaina negli ultimi anni che è cresciuta, l'ingresso di, di nuove sostanze, la cannabis più potente, ecco, sono tutti elementi che non ci possono far associare le sostanze alla psicopatologia, tant'è che questi pazienti arrivano nei nostri SPDC, nei nostri servizi, e gli psichiatri, come abbiamo visto prima, iniziano a percepire questa problematica. Ma come comprendere un paziente sintetico postmoderno? Come dobbiamo raffrontarci di fronte a uh, porci di fronte a questi pazienti? E dove sono i classici segni psicopatologici che abbiamo imparato a, a leggere sui nostri classici, le percezioni deliranti? Eh, i grandi modelli, Conrad, ecco, questi segni non sono presenti, o almeno lo sono, ma in maniera molto sporca, molto mh, modificata dall'ingresso dall della sostanza, che è un vero e proprio disorganizzatore nosografico. E poi, com'è possibile stabi stabilire un controtransfert, una relazione con questi soggetti? Beh, con gli psicotici classici, più o meno, insomma... Tutti sappiamo come muoverci, ci parli un attimo, ci vai a prendere un caffè, li prendi sotto un braccio, una battuta, ma con questi che facciamo? Come ci poniamo? E tutto questo non è, non è codificato, non sappiamo come muoverci, la, la psicoterapia non ha mai studiato nello specifico chi, 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 lavora con le, chi usa sostanze, quindi è un mondo in cui sicuramente dobbiamo come psichiatri eh, fare di più. Però proviamo a darci delle spiegazioni, cioè perché... Questi soggetti che usano sostanze, nuove sostanze, sviluppano eh, della psicopatologia. E il modello di Bonhoeffer ci è sicuramente utile. Bonhoeffer parla di psicosi esogene. Ovviamente il suo modello si contrappose all'epoca a quello vincente, che era quello di Kreplin e Bläuler, che negli stessi anni in cui lavorava Bonhoeffer eh, codificò il termine schizofrenia, oggi criticato. Ma Bonhoeffer diceva che in realtà c'era un qualcosa che veniva dall'esterno, parlava di trauma e parlava specificatamente di sostanze. E, mm. Ma. Cerchiamo di capire meglio perché Bonhoeffer parla di qualcosa di esogeno e questo concetto viene poi ripreso da, da Carniello, da Callieri e eh, da Dipetta recentemente, ma secondo questo modello avviene nella psiche, nel sistema nervoso centrale di un soggetto che utilizza sostanze, un passaggio specifico, la formazione di uno psicoma, come di una qualcosa di esterno, una, una massa esterna, il concetto di psicoma rende da questo punto di vista, è un qualcosa... E, e verso il quale c'è un io critico che si contrappone. Quindi mettiamo, mettiamo che io questa mattina, perché devo fare una relazione, decido di assumere del mefedrone, questo non succede in psichiatria spero, ma in molti campi, nella politica, nel mondo dello spettacolo succede molto spesso, e quindi mettiamo, mettiamo che ho assunto del mefedrone e sono sì molto attivato, ma inizio a avere delle percezioni strane. Vedo il professor di Gian Antonio che mi guarda male, dico ma ce l'ha con me, poi guardo la faccia, inizio a cambiare il volto, mi sembra un altro sindrome di capgras, però mi fermo e dico no. Il professor Di Gian Antonio ci tiene a me, non è possibile. Sarà che forse ho assunto il mefedrone e quindi vivo un qualcosa che in realtà non è vero, anche se poi vedo che la faccia è cambiata. Vedete, c'è la contrapposizione tra questo psicoma indotto e un io critico che ancora sta lì e mi dice: ferma perché non è possibile. E c'è questa battaglia. E che si viene a creare tutte le volte che il soggetto assume queste sostanze, un concetto di psicosi che in genere è transitoria, generalmente l'io critico vince la battaglia. Però attenzione, non è sempre così, perché se la psicosi indotta e quindi la sostanza utilizzata eccede nelle quantità oppure nella ripetizione nel tempo in termini di assunzione, è chiaro che la situazione viene a mutarsi. Perché se io continuo a vedere costantemente le facce che cambiano per tutto il corso della giornata e anche i giorni successivi, eh, ma alla fine il mio io critico soccombe. Oppure altre ipotesi, mettiamo che il mio io critico anche di fronte a un uso puntiforme eh, non è un io critico solido, non sono sufficientemente resiliente, o mettetela anche sul piano neurobiologico, magari non ho dei geni soppressori che mi facilitano eh, l'inibizione di certi tipi di... Di, di percezioni. E allora in questi casi ecco che si sviluppa la psicosi, in questo caso endogena, endoreattiva, è una sorta di riassemblamento in funzione di, di questa interazione io critico psicosi indotta. Il problema qual è? Che la psicosi esogena rientra, quella endoreattiva non rientra ed è l'ingresso verso la psicosi, quello che diciamo. Eh, il biglietto solo andata verso l'esperienza psicotica, spesso c'è andata e ritorno, eh, ma alle volte il biglietto è solo andata e quindi si crea eh, un processo che ha eh, lo sviluppo classico. Generalmente noi arriviamo dopo, arriviamo alla fase finale dove abbiamo già i deliri, le allucinazioni, i sintomi negativi, la disorganizzazione, ma là il gioco già si è fatto, quindi il messaggio dobbiamo agire prima e questo ce lo dicono non soltanto Benhoeffer ce lo dice questo studio che è uscito eh, un, meno di un mese fa sul, sul, sull'American Journal e ci dice come eh, chi ha una psicosi indotta generalmente nei, ha un rischio estremamente alto di sviluppare nei cinque anni successivi una psicosi full blown, to cure cool, insomma, quindi le psicosi indotte, dice beh ma è un episodio transitorio ormai è rientrato, no è una psicosi indotta? probabilmente hai ottime possibilità negli cinque anni successivi di sviluppare una psicosi vera e propria, quindi è fondamentale agire subito. E ce lo dicono gli studi di Marta Di Forti, nel nostro piccolo i nostri studi fatti con Sipi Giovani sulle nuove sostanze psicattive. E comunque ecco, la difficoltà qual è? Quella di cercare di dare nome e cognome a questi sintomi. E difficili da capire, difficili da studiare proprio perché la psichiatria in questo ambito ha lavorato molto poco. Noi abbiamo cercato di vederlo anche all'isola di Biza, eh, andando proprio dove queste sostanze inducono più effetti e abbiamo provato a eh, fare un po' di eh, chiarezza su. Uh, il modello di psicosi sintetica andando a focalizzarci su alcuni punti che ci possono aiutare, ad esempio la presenza di alterazioni qualitative e quantitative della coscienza. Guardate sempre la coscienza in chiuse sostanze perché è un criterio differenziante tra psicosi classiche e psicosi indotte. I famosi crepuscolarismi, le coscienze alterate, sono sempre presenti in chiuse sostanze. Disturbi della coscienza dell'io, della senza percezione. In genere, prima il visivo che si altera. Successivamente l'area cinestesica o in associazione meno l'area uditiva che invece magari è più classica nelle, nei, nei, nei quadri che, siamo, che eravamo soliti osservare. L'ego distonia, diciamo prima col modello di Benoeffer, no? c'è sempre quell'io critico che, guardate bene, rimane anche a lungo termine. Quando queste psicosi si instaurano, la psicosi indotta da sostanze non vede mai una certezza da parte del soggetto rispetto alla, eh, al delirio. Jaspers diceva che il delirio è incrollabile. no? Un eh, blocco di granito incriticabile in chiusa sostanza. Un minimo di critica c'è sempre, e se riusciamo a trovare la chiave, forse è un qualcosa di, su cui riflettere. Ma comunque, sì, ecco. L'ego spesso è presente, almeno nelle fasi più iniziali. La disforia sono sempre eh, psicosi calde, affettive, emotivamente cariche, non sono quelle psicosi fredde delle paranoie classiche e sono. Psicosi calate nel tempo presente, non sono eh, deliri con significati ontologici e scatologici, sono in genere subito il pensiero concreti. Quello ce l'ha con me, mi guarda male, ci stanno le guardie qua fuori, eccetera. Spesso il corpo viene ad essere interessato, come anche la parte dell'anedonia, dell'apatia e del vuoto. E ultimo punto, non meno importante degli altri, la quasi sempre. E ubiquitaria presenza del discontrollo degli impulsi dell'aggressività etero ed autodiretta ma come trattare un paziente che usa sostanze che facciamo? Beh in acuto facciamo meno danni possibili questo è l'unico consiglio che mi sento di darvi perché in acuto c'è di tutto già nel, 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 nel sangue di questi soggetti e quindi dobbiamo essere molto cauti, sarebbe bello poter usare il midazolam ma è molto complicato qua da noi, in Spagna addirittura lo fanno per strada i sanitari, non serve neanche, da noi serve l'anestesista, là basta anche un operatore di strada, non medico che fanno queste mascherine di midazolam e li sedano e vabbè, non si può fare, ma comunque il valproato potrebbe essere una buona soluzione anche qua che limita certi tipi di danni da interazione la in fiale un'altra buona, buona possibilità clonidina, anche trazodone quetiapina possono aiutare l'utilizzo di antiemetico pure può essere una possibile eh, alternativa ecco così ecco, poi l'eribibrazolo intramuscolare è una buona soluzione ma anche vecchi farmaci da questo punto di vista il vecchio talofen non è, non è che va male in acuto come anche l'alloperidolo: in casi molto gravi in acuto può essere dato senza particolari problemi ma andiamo un po più sul lungo termine il long acting rappresentano un valore aggiunto nel trattamento delle dipendenze, e, perché passata la cuzie qualcosa dobbiamo fare, perché dobbiamo impedire questo no, passaggio della psicosi dalla fase eh, esogena a quella endogena. Beh, siamo partiti da qui, cioè da tutta una serie di credenze e di preoccupazioni rispetto ai LAI. Mi, mi sento di dire che oggi queste preoccupazioni sono molto ridotte, ce lo dice la statistica che vi ho mostrato prima. Però in alcuni eh, colleghi sicuramente queste preoccupazioni continuano ad esserci. E, per cui eh, noi già molti anni fa, con, col professore, nel, nel 2013, abbiamo fatto questo quest articolo che proponeva. Eh, l'impiego atipico degli antipsicotici atipici long-acting e proponendo doppia diagnosi e risordio psicotico. Non era un, non, era una, diciamo un articolo che inizialmente fu visto anche un po' male da, da, da altri colleghi, ma in, nei fatti non è una cosa così peregrina. Tant'è che pensare addirittura a un, un lay come la prima possibilità oggigiorno non è un qualcosa di impossibile e Sicuramente il consiglio che ci danno le, le guidelines è di incominciare il trattamento il prima possibile, e direi il prima possibile anche quei soggetti che utilizzano sostanze. Perché? Perché se riusciamo ad agire in questa, in questa fase del disturbo, che è fondamentalmente l'esordio psicotico indotto da sostanze, probabilmente riusciamo a, a, a impedire quella progressiva perdita di tessuto cerebrale che poi ci porta nella fase della resistenza al trattamento che era la vecchia fase in cui utilizzavamo i depot con tutto quello che poi ne comportava questo perché sappiamo che ehm, già ne ha parlato poco fa Brugnoli che la scarsa aderenza è il più importante fattore implicato nelle ricadute vedete ce lo dice chiaramente e non, non scordiamoci che la schizofrenia è una patologia soggetta a ricadute e il fattore appunto predittivo principale di ricaduta è proprio l'interruzione del trattamento antipsicotico, cioè, se già mettiamo questo punto, eh, lo, lo andiamo a, a, diciamo a, a risolvere, sicuramente andiamo a, a trattare il fattore principale di ricaduta. E alcuni studi ci dicono che il tasso di non aderenza in psichiatria è intorno al 60 con punte dell'80 e mi sento dire che se si arriva appunto dell'80 in soggetti psicotici classici pensate soggetti psicotici che usano sostanze che per definizione fanno quello che gli pare e quindi pensare che prendono i farmaci due o tre volte al giorno è irrealistico come, come tipo di, di, di riflessione. I pazienti, gli studi ci dicono che sono aderenti in meno della metà dei casi, in altri casi sono non aderenti, alle volte ne prendono pure di più, questo succede con gli abusatori per definizione, uno gli dà un farmaco, provano, con quetiapina è successo, abbiamo casi di abuso di quetiapina, che a dosaggi alti è una farmacodinamica molto diversa e funziona da sostanza stimolante. Ecco, vedete come l'uso di sostanze è uno dei motivi più comuni per la scarsa aderenza agli antipsicotici andiamo un po' oltre l'aderenza e vediamo come i long-acting sicuramente ci danno dei, dei vantaggi da altri punti di vista, sicuramente il mantenimento dei, dei livelli plasmatici stabili, la possibilità di garantirci un contatto psicosociale più, eh, più efficace, la riduzione del rischio dell'overdose, dell e questo non è da poco anche dal punto di vista dei, dei, dei pazienti che abusano sostanze, e tanti altri fattori che oggigiorno, grazie a Dio, iniziamo a far entrare maggiormente nel nostro modo di, di, di affrontare la pratica clinica. Proviamo a, a confrontare però anche i diversi LAI dal punto di vista eh, farmacologico e in realtà non abbiamo dati di confronto tra i LAI, soprattutto nella doppia diagnosi. Quello che possiamo vedere è che se uh, andiamo a vedere i, i farmaci orali, eh, più che confronto tra eh, i farmaci atipici, mi viene da dire che per chi usa sostanze c'è una considerazione da fare. Gli atipici creano dei problemi in termini di craving per un motivo molto importante. Guardate ad esempio all'operidolo Vedete, questo è quanto la molecola rimane attaccata, tecnicamente al recettore di 2 rispetto ad altre molecole, e questa è la costante dissociazione. Insomma, più la molecola rimane attaccata al recettore della dopamina, quindi con un blocco TI, più il soggetto svilupperà craving perché se questa inibizione è molto forte. Sarà responsabile sicuramente della riduzione dei sintomi della sfera psicotica, a livello del nucleo accumbens, che è un po' il centro del piacere, provocherà un blocco, blocco che il nostro paziente psicotico andrà a rompere assumendo sostanze, avendo più craving. Ed è il motivo per cui con i vecchi farmaci avevamo i nostri pazienti sempre fissi al bar a prendere caffè e sigaretta, che altro non fanno che rompere per ovviamente un lasso di tempo non così alto, il blocco dopaminergico a livello dell'accumbens. Dell quindi utilizziamo farmaci che non bloccano in maniera così drammatica i recettori T2, quindi aloperidolo mai a lungo termine in questi soggetti. E quindi farmaci che hanno un meccanismo di agorismo parziale possono essere eh, sicuramente preferiti da questo punto di vista. Qualche altro dato? Beh, guardiamo anche um, all'effetto sul QTC, un'altra buona ragione per preferire gli atipici rispetto ai tipici, e, perché? Perché questi soggetti che usano sostanze hanno sicuramente una, un tratto QT molto più allungato del tratto QT dei soggetti eh, normali. Perché? Perché le sostanze agiscono proprio là: cocaina in primis, ma anche metadone. State molto attenti a utilizzare in soggetti che utilizzano eh, metadone farmaci di vecchia generazione perché l'aumento del QT sarà esponenziale. Vedete tra eh, le molecole eh, che, eh, di nuova generazione, eh, sono tutte con eh, de, dei parametri eh, favorevoli da questo punto di vista. Quindi, la nello specifico, addirittura sembra essere eh, un fattore favorente rispetto alla riduzione del QT. Vi porto per concludere questo studio che eh, sono pochi dati, perché, vi ripeto, sulla doppia diagnosi non è facile fare, fare ricerca. Questo abbiamo fatto uno studio sul su long acting injectabolari e siamo andati a vedere eh, cosa accadeva in soggetti che avevano una doppia diagnosi, eh, soggetti primariamente non con alcol, ma primariamente sostanze. La sostanza più rappresentata era cocaina, ma eh, c'erano tante cannabis scusate, seconda cocaina e, e, e altre sostanze implicate, e principalmente erano soggetti dello spettro o, psicotico, altri avevano un disturbo dell'umore con caratteristiche psicotiche e vediamo come c'è stato sicuramente un miglioramento importante a livello e di GAF, quindi di funzionamento e di BPRS, quindi a livello di di, di sintomatologia psichiatrica mh, specifica. Quindi sicuramente eh, sono risultati che ci aspettavamo e non abbiamo difficoltà a pensare che i lay in generale, come classe, i nuovi Lai sono per forza di cosa un valore aggiunto. Questo studio ce lo dimostra per eh, Abilify Mantenna, ma è sicuramente l'importante è che, che l'informazione che deve passare è che bisogna cambiare il paradigma. Iniziare a pensare che il soggetto che utilizza eh, sostanze, può essere trattato con un lay senza problemi e dobbiamo farlo il prima possibile. Per concludere, i LIE migliorano la compliance nella fase iniziale più determinante nello sviluppo della psicosi, impediscono, possono impedire il passaggio dalla psicosi nella fase esogena indotta, dalla sostanza alla psicosi endoreattiva. Se noi arriviamo lì, in quel momento lì, in cui c'è la psicosi esogena, che ancora non è diventato un processo endoreattivo long time, probabilmente riusciamo a arrivare nel punto in cui le nostre terapie farmacologiche sono ancora veramente efficaci. Consentono un blocco meno rigido del de recettore di D2, favorendo il ripristino dei fisiologici meccanismi di reward a livello del nucleo accumbens e poi consentono di creare uno spazio adeguato per creare una relazione terapeutica. Se io domani mattina ho in SPDC un ragazzo con una psicosi indotta da sostanze e io gli do subito un like dopo poco, ovviamente secondo i tempi consentiti, e io per già quel periodo di tempo il paziente lo tratto e se sono fortunato, non sempre avviene, riesco a creare uno spazio, uno spazio terapeutico in cui mettermi in gioco e provare a creare una relazione che poi alla lunga può facil facilitare la riduzione del craving e, e l'incamminamento del paziente verso una un miglioramento e la riduzione dell'uso di sostanze.